se l'è presa talmente tanto che ha detto: ok, adesso mi metto a giocare al meglio possibile per evitare che possa riuscire a killarmi. Perché lui si merita di essere distrutto, di fare una figuraccia. Questo cheater italiano, abusatore dell'immortalità, me ne avete parlato in molti nei commenti, l'abbiamo già incontrato in un altro video, mi ha fatto un po' di kill proprio grazie al fatto di essere immortale. Mi avete detto sia un trentenne mezzo sfigato che si diverte solo in questa maniera, che gioca chiaramente in antisportiva per avere lato ridor in questo momento, e qualcosa mi dice che abbia ancora l'immortalità. Beh, lo verificheremo adesso. Guarda un po' se non è così. Che strano! Ha ancora l'immortalità! Come volevasi dimostrare, questo gioca solo ed esclusivamente con quella. Per il resto, ci sono giocatori che ho già incontrato, molti anche, e quindi sicuramente saranno incazzati con me perché li ho distrutti. Non ce n'è uno, a parte Ruggine Rosea, che io non abbia incontrato e già killato parecchie volte. Dunque, chi scegliamo? Questi qua li ho killati a fine dell'ultimo video. C'è lui all'hangar, questo pure l'ho killato al termine dell'ultimo video che ho fatto in antisportivo. Questo pure l'ho killato parecchie volte, ma sta in casa. Dunque, abbiamo la Toridor pronta, che è bene prendere subito, altrimenti potrei prendermi io delle kill. Ci sta un tizio, oh, una Deluxo, subito, proprio de brutto per cominciare. Molto bene, muori istantaneamente, grazie. Si sarà tippato troppo velocemente? No, l'ho killato, ok. Ultimamente le kill arrivano spesso in ritardo. Chiaramente non si è messo a radar però, il tizio verde. Si è messo col carro armato. Lo faceva nel video precedente, lo fa anche in questo. Se volete vedere lo scorso video in antisportiva, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Perlomeno stiamo incontrando se sono interessanti. Puoi smettere di andare a fuoco? Mi dai fastidio. È davanti all'ufficio o è sopra? Probabilmente è sopra. Oh. È arrivato lui, che sta facendo questo qua? Ma mi può cecchinare dal tetto mentre sono bloccato con la Toridor? Che sta facendo? Sempre lui, chiaramente. Perdonatemi se non ho subito capito chi potesse essere in giro con quella Toridor. Guardalo là, ma non sta neanche sul tetto. Allora abbiamo lui, che sicuramente è immortale. No, ma non mi dire. Credo che questa sia la prova inconfutabile. Probabilmente anche lui italiano, probabilmente anche lui vorrà distruggermi. C'è uno con lo Strike Force, quindi mi divertirò. Cercherò di divertirmi cercando di uccidere questo, perché a distruggergli il veicolo ce la faccio. Potrebbe essere immortale anche lui, visto che stiamo beccando tutta una serie di immortali. Immaginati giocare a un gioco in cui il divertimento è proprio che ci sia la possibilità di essere killato e respawnare. Togliere la possibilità di essere killato, quindi sai che vinci di sicuro, e divertirti pure. Come fai? È fuori dalla mia comprensione. Spiegamelo, spiegamelo. Perché devi essere troppo intelligente, evidentemente. Io non ci arrivo a capire come divertirsi. Gente insulsa, fallimentare, stupida, semplice. Immaginati questi che usano l'immortalità su GTA nel mondo reale. Che persone interessanti devono essere. Che stai facendo? Non ho capito, scusa. Potresti ripetere, perché non mi è ben chiaro quello che hai fatto. Oh, ha iniziato a muoversi in maniera decente, a parte il fatto che laghi come pochi altri al mondo. Però che l'ho colpito. C'è uno che sta girando col missile del Kosatka. Però che ha capito, sembra stare giocando in maniera seria, pseudo seria. Se non altro si sta impegnando. Forse no, stava semplicemente girando a caso. Devi esplodere, puoi per favore? Devi esplodere, puoi per favore? Mamma mia, ti distruggo lo stesso in aria, non me ne frega niente. Schiantati, schiantati, che è l'unico modo per evitare la kill. Ma dov'è? Dov'è? Boh, intanto lui è fatto. Oh, aspetta, c'è sta un altro che sta... Oh, è uscito. Kiss my 600 million. Ok, va bene, d'accordo. Lo faccio subito. Bravo. Sei il più forte dogfighter che io abbia mai visto. Ho fatto anche uno start veramente incommentabile. Però cercheremo di rimediare. Non che sia difficile, vedendo come gioca sto tipo. Ma vaffanculo. Gerald, non mi rompere i coglioni. Tiè, beccate sto stallo.
Stallo poi, vabbè. Chi è che mi sta a sparare? È arrivato un altro figlio di puttana con Raiju. Chiaramente. Perché non poteva farsi i cazzi suoi. Quello mi chiede dogfight. No, guarda, no. Non sono interessato. Sto perdendo tempo con questo, che probabilmente tra 2 secondi si butta. Che stai facendo, brother? Puoi spiegarmi? Ma è possibile che non lo prendo? È possibile che sono così scarso? Vaffanculo. Lui è andato e mo devo anche... Ma devo pensare a quest'altro, ma... Non che sia troppo complicato a dirla tutta. Dove cazzo se ne sta andando? Sei un idiota e per fortuna ci metto pure in modalità stealth. Come se non ti vedessi. Cazzo, ho appena visto. Cos'è sta cosa? Una Deluxo? No. Che cazzo? Ma cosa cazzo dici? Che è sta cosa? E perché volava soprattutto? Questo non capisco. Ah, perché c'è il turbo laterale, chiaramente. Beh, prima o poi esploderai, no? Dovrebbe succedere. Prima o poi. Ma non ti permettere col buzzard di merda. Ah no, non è il buzzard, è l'annihilator. Scusa? Perdonami? Perdonami? Non ho capito bene. Mi chiedi un dogfight e poi ti metti con l'annihilator? Attivato la modalità fantasma, meglio per te. Non sento bene. Sono duro d'orecchi. E no, non capisco, nemmeno non vedo. Non vedo, non capisco, non faccio niente. Perché questa cosa mi ha un po' confuso. Parecchio confuso in realtà, devo dire. Ma non è che magari sto tizio che stava volando col turbo laterale è immortale? No, ma va? Non mi dire che è immortale, è strano. Figurati, uno che girava così poteva mai non essere immortale. Mezza sessione è immortale. Abbiamo loro due che li abbiamo visti prima. Abbiamo il tizio Temp e poi altri. Guarda chi si rivede. Paparella. Un coglione a cui ho fatto non so quante kill in passato che se l'è presa molto a male. Che state facendo? Ho ripreso lo Strike Force. Ti chiedo scusa, prima di poterti sparare devo metterlo off radar, perché ovviamente per spararti devo togliere la modalità stealth. Ma scusami, potresti togliere la passiva? Ma non è... Ah, passiva? Ma che passiva? Non è in passiva questo. Questo mi ha attivato la modalità fantasma. Vaffanculo. Sparisci, stupido idiota. Devi morire. Bravo, buttati. Come minimo poi magari questo è pure italiano. Purtroppo mi è finito l'off radar, quindi devo rimettermi in modalità stealth. È morto il tizio che era arrivato con Raiju. Dai, che non combini un cazzo. Ovviamente figurati se questo non sta in base. Aspetta che io sia visibile al radar per farmi un orbitale. Levati lei. Ma Lester, io ti devo chiamare. Abbiamo però qualcuno. No, nessuno all'hangar, strano. Una delle funzioni più utili comunque è che abbiano inserito la notifica quando un giocatore bloccato ti entra in sessione. Potevano farla in un'altra maniera. Potevano inserire un'altra funzione, avere la possibilità di flaggare un giocatore di modo che, vaffanculo, ti killo prima io, di modo che una volta che entra in sessione lo vedi, ma ci si accontenta anche di questo. C'è uno con la tampa armata e io temo che vaffanculo, ecco cosa temo. Temo che sia immortale uno che gira con la tampa armata in sessione antisportiva. Posso mettermi CEO? Quasi non ci credo. Allora, vediamo, abbiamo lui. Sì, chiude solo il quadratino, quindi puoi anche sparire per quanto mi riguarda. Ed è tornato. Non so se sia... convinto di fregarmi abbandonando e rientrando a sorpresa, oppure se creda di trovare altre sessioni. Non l'ho capito bene, ma credo non mi interessi particolarmente a dirla tutta. Per il momento sto in organizzazione fantasma e faccio più kill possibile così. Tanto quello, figurati, non è... finché non mi ha fatto un orbitale non esce dalla base operativa. Nel frattempo abbiamo questo qui, stupido idiota, che può morire. Grazie mille, fortissimi, con 1000 skills diverse, abilissimi col cecchino, poi ti fanno fregare così facilmente. Nel frattempo abbiamo altri da killare. Ah, si sono messi insieme. Che cazzo fai? Oh, ma che cazzo? Queste cose le detesto. Tom Connors, levati dai coglioni. Paparella che riabbandona. Oh, grazie. Devo un attimo killare il tizio con l'oppressor. Un secondo solo, perfetto, è andata. Mi aveva appena agganciato, non ha fatto neanche in tempo. Poi, sì, lì c'è un Atoridor, ma lasciala perdere perché è il tizio immortale, non conviene. Ti sei camperato, cosa stai facendo? Mi puoi, scusami, non ti ho capito bene, puoi per favore spiegarmi? Puoi? È possibile? Ma che cazzo fai? Stupido proprio, stupido e scemo anche.
nell'ordine che volete. Ma questi sono i giocatori in antisportiva? Solo questi? Questo che è passato col lato Ridor, secondo voi è immortale? Credo di averlo visto prima. Così a naso, eh? Non è immortale! E che è successo? Mille organizzazioni fantasma, ovviamente. C'è mezza sessione off-radar e io sono visibile. Quindi potrebbe succedere di tutto. Credici. Brutto idiota. Più brutto che idiota. Se avessi un dollaro per ogni giocatore immortale che sto trovando in questi giorni, probabilmente avrei più soldi di quanti non ne abbia adesso. Anche siano pochi comunque. Se ne volete anche voi, vi spiego come farli. Iscrivetemi ad uno dei contatti qui sotto in descrizione. Niente, ovviamente. Mi sto sparando missili. Allora, abbi pazienza, eh. Un attimo di pazienza. Ok, l'ho killato. A posto. Facciamogli vedere che fa cagare. Che aver visto un paio di video su YouTube di tizi bravi con lo Starling non ti fa diventare bravo né con lo Starling né in generale in dogfight. Vai, vai. Vai, continua. Brutto idiota. Continua. No. Beh, per evitare di dargli una kill, credo mi tipperò. Poi questo è venuto diretto verso di me. Credo tuttora abbia ben chiaro l'obiettivo. E potrei essere io. Infatti ha preso lo sparro. Vediamo dove va. Da queste parti, va bene? Va bene, perché no? Ma perché no? Che problema c'è? Per me va benissimo. Beh, certo che alcuni sono veramente incredibili. E poi credo mi tipperò ancora una volta, perché chi è arrivato o un immortale o un off-radar che mi vuole morto. Ma vedi che ti tippi ogni volta che ti stanno per uccidere. A me sinceramente diverte cercare di non essere ucciso, ritornando al discorso di prima, sapendo che posso essere ucciso. Gioco per quello, non per far contento te. Oh, guarda chi c'è. Perfetto, probabilmente era lui che mi cercava prima. Dopo che t'ho fatto 4... Ma che cazzo fai? Certo che comunque ho fatto in tempo a sbagliare arma, sbagliare a sparare, cambiare arma, killarti. C'è comunque quello rosa che gira, quello che stava all'inizio del video sul tetto della Maze Bank. Uno che passa con l'oppressor completamente a caso. Gente che abbandona. Un casino allucinante in giro. Ma dico la verità, non c'è neanche mezzo divertimento. Oh, lagone di merda. Figlio di puttana. Bravo, copriti lì dietro. Non c'è neanche mezzo divertimento. L'unico che mi ha fatto qualche kill è quello che sta perennemente off-radar e basta. Lo sto cercando di andare a beccare sto bambino di merda che sta scappando per tutta la mappa con un veicolo. E questo continua. Guarda, ma che cazzo stai facendo? Cazzo di pagliaccio. Non so se sei più pagliaccio. Giustamente il veicolo è pure blindato perché di un evento. Non so se sei più pagliaccio tu o quello con lo Starling. Ma in ogni caso ti killerò. Ecco, grazie. Ecco, guarda. Moglierò tutto il culo. Quindi cercherà di killarmi. Cercherà di killar ancora. Quanto se l'è presa male per quell'unica kill che gli ho fatto. Sì, se l'è presa talmente male che si piazza i C4 sul Nice Shark. Ecco, guarda. Guardalo là. Ma fa il giro qui. Ma mo che non sta più off radar, vediamo. Ci tiene talmente tanto che appena arrivo si tippa e va in casa. Chissà cosa pensa nella sua testa. Pensa, oh, adesso questo l'ho fatto incazzare, farà l'impossibile per cercare di killarmi. Io che mi sono stufato. Tornalo. Vedi che quando trovi uno forte fai sempre così. Può essere, ma lui ti assicuro che non lo è.